Ciao amici di Screenworld, benvenuti all'Avaland, la rubrica che ogni martedì ci mostra il grande potere dell'animazione, e non solo. Vi invito come sempre ad iscrivervi al nostro canale e ad attivare la campanella per non perdervi nessuno dei nostri video. Ed ora cominciamo! Come avrete notato lo scorso martedì, la redazione di Screenworld è stata rapita dall'evento dell'anno, di cui sentivamo troppo la mancanza. Sto parlando ovviamente di Lucca Comics and Games, su cui abbiamo realizzato un bellissimo documentario. Vi invito a recuperarlo. Ed eravamo lì, a Lucca, in fila per la The Boys Experience, circondati da cosplayer e fumetti su Capitan America, Superman, Wonder Woman, Batman. Ed io stavo facendo i capricci con il mio collega. Uff, anche io vorrei parlare di supereroi nella mia rubrica. E lui mi guarda e mi fa: puoi farlo. Cartoni animati su di loro ce ne sono di bellissimi. Aveva ragione. E quindi, 5 film sui supereroi che non hanno niente da invidiare alle pellicole live action. Prima regola del perfetto supereroe: niente mantello! Gli Incredibili, classe 2004. Un film precursore di qualsiasi cinecomic figlio degli anni successivi. Un gioiellino troppo a lungo sottovalutato perché è uscito decisamente troppo in anticipo. Proprio così, in tempi non sospetti, quando ancora l'universo Marvel non aveva ghermito le nostre anime e muoveva solo piccoli e circospetti passi nel mondo cinematografico. Gli Incredibili ci parlava dei supereroi in un modo del tutto nuovo. Forse anche troppo nuovo. Ammiccando con un occhio ai classici di 007 e con l'altro ad uno dei miei grandi amori supereroistici, ovvero Watchmen, non solo ci mostra il dietro le quinte dei suoi super protagonisti, ma ci racconta anche ciò che succede quando improvvisamente i nostri non sono più né super né protagonisti. Come accettare l'ordinario dopo lo straordinario? Nonostante siano passati 20 anni, gli Incredibili ancora raccontano una storia attualissima. Quella di una normale famiglia eccezionale, a partire dai genitori. Una coppia che rappresenta lo stereotipo contemporaneo di un mondo che finalmente sta perdendo gli stereotipi. Da una parte Ellen, in arte Elastigirl, una donna, o meglio una super donna in carriera, determinata a non rinunciare alle sue aspirazioni, solo per inseguire l'ideale della perfetta madre di famiglia. Lasciar salvare il mondo agli uomini! Non ci penso nemmeno! Decisa la ragazza. Dall'altra parte abbiamo Bob, ovvero un Mister Incredibile, che ha l'aspetto del più classico dei supereroi, ma a cui, a detta sua, non dispiacerebbe prima o poi sistemarsi, lasciando l'ambito ruolo di scapolottino d'oro per accasarsi e costruire il suo nucleo familiare. Insomma, oggi qui noi non ci vediamo nulla di nuovo, ma nel 2004 tutto questo era assolutamente innovativo, cogliendo di sorpresa un pubblico che evidentemente non era pronto per scoprire il lato umano dei supereroi. Immaginate se fosse uscito una decina d'anni dopo. Il timing è tutto, signore e signori. Ah, i tempi in cui la Marvel ancora non era proprietà della Disney. Ma poi bam, 4 miliardi e passa la paura. E come festeggiare l'acquistone del secolo? Con il primo film basato su un franchise Marvel completamente prodotto da Disney. Il 54esimo classico Disney per la precisione, ovvero Big Hero 6. C'è da dire che la trama del film è decisamente diversa da quella dell'omonimo fumetto. Ma non ci sono stati grandi rimpianti in merito a questo, perché comunque funziona alla grande. Big Hero 6 non ha solo il grande pregio di possedere un'ambientazione stratosferica come San Fransokyo, che è ovviamente la fusione tra l'Occidente, San Francisco, e l'Oriente, Tokyo, che ti fa venire voglia di perderti tra i suoi caratteristici cunicoli, dove la tradizione e le luci al neon si fondono in una commistione perfetta. Questo film d'animazione è anche la dimostrazione che se la sceneggiatura è scritta davvero bene, ti bastano 10 minuti per affezionarti a un personaggio che rimpiangerai per tutto il film, empatizzando profondamente col giovane protagonista. In Big Hero 6, infatti, si elabora il lutto, ma lo si elabora davvero, non come nel Re Leone che sì, trauma eterno, ma poi dopo 3 minuti si è a scofanarsi insetti e a cantare Hakuna Matata. In questo caso Hiro, il piccolo protagonista, affronta con noi l'accettazione della perdita di suo fratello Tadashi. Ed è grazie alla volontà di ricordare la stima e l'affetto che aveva nei suoi confronti che intraprenderà la strada, seppur buffa e rocambolesca, dell'eroe. Anche in questo caso, come tantissimi altri racconti di formazione, sarà indispensabile scoprire che non si è da soli e anzi che il vero superpotere deriva dalla condivisione e dall'amicizia. E ho tenuto il meglio per ultimo: Baymax, che rimane la costante fondamentale del film. Progettato per essere adorabile e rassicurante, custodisce nel suo robotico cuore l'anima digitale di Tadashi, rappresentando il suo lavoro ed i suoi ideali. Ne voglio uno. Balalala! Finalmente posso parlare del mio personaggio preferito in assoluto, l'oscuro signore del mio cuore, Batman. A me già Lego Movie era piaciuto da morire, ma Lego Batman
Chapeau! Quante versioni cinematografiche di Batman esistono? Infinite! Eppure nemmeno questa volta ho guardato lo schermo pensando «Sì, questa è una storia che ho già sentito». Complice sicuramente la comicità parodistica tipica del filone cinematografico Lego. Un'azienda diventata famosa proprio per la sua capacità di reinventarsi e di giocare con la voglia creativa del cliente. Infatti, guardando Lego Batman, non solo noi incalliti appassionati dell'uomo pipistrello ci sentiremo coccolati a più non posso. Grazie alle infinite citazioni delle sue più famose versioni cinematografiche, fumettistiche e televisive, ma con un'attenzione particolare al vasto pubblico, anche quello meno avvezzo alla storia dell'eroe che Gotham merita, il film soddisfa quella voglia irrefrenabile che ci hanno inculcato sin da bambini di costruire mondi nuovi con i mattoncini più famosi del mondo. In una totalizzante coreografia di crossover, camei e what if, Lego Batman punta i riflettori sugli eterni amanti di Gotham City, il Cavaliere Oscuro e Mr. Joker. Da sempre considerati, non ce ne voglia Harvey Dent, due facce della stessa medaglia. Un rapporto il loro degno di un tormento shakespeariano, raccontato però con pregevole genialità e brillantezza da questa piccola perla dell'animazione. E poi quando vi ricapita di vedere Lord Voldemort e Sauron che combattono al fianco di Joker, scusate. Dai! Quanto mi fanno arrabbiare quelli che relegano l'animazione ad un genere cinematografico fino a se stesso. Quindi voglio proprio provocarvi, confessandovi che a mio parere uno dei migliori cinecomic mai realizzati è Spider-Man, un nuovo universo. Sì, compresi quelli in live action. Quale altro mezzo narrativo utilizzare per glorificare al meglio i nostri albi a fumetti preferiti se non l'animazione? Spider-Man, un nuovo universo, è talmente totalizzante da trascinare in un vortice di innesti temporali non solo le eterogenee varianti dell'uomo ragno, ma con loro gli spettatori che alla prima visione si ritrovano inaspettatamente all'interno di vere e proprie tavole fumettistiche che prendono vita, dove la tridimensionalità, le tinte quasi allucinogene e il coraggio di osare sposano perfettamente la volontà di citare le origini, cavalcando però l'onda della moderna estetica. Laddove la crociata di Peter Parker è ereditata da un giovanissimo Miles Morales, ancora una volta Spider-Man si conferma l'anello di congiunzione tra il supereroe e l'uomo comune. Ed è questo il vero segreto del nostro eterno amore per l'uomo ragno, l'accessibilità e l'empatia che garantisce sempre e comunque. Per non parlare dell'effetto P.T. Barnum di questa pellicola, avvicinabile a qualsiasi individuo. L'amante di spionaggio, l'appassionato di anime giapponesi, al bambino che si approccia per la prima volta al mondo dei supereroi, al disilluso millennial che non crede più nel suo futuro, tantomeno nel suo passato. E a proposito di passato, come non parlare dell'ingrediente segreto di questo cinecomic? La cara vecchia componente nostalgica. Come non notare le impronte sparse qua e là degli intramontabili Spider-Man di Sam Raimi, fino a chiamare in causa anche Peter Parker di Andrew Garfield e di Tom Holland, che vi piaccia o meno, fanno comunque tutti parte della stessa famiglia del multiverso. Per questo finale prepariamo i fazzoletti, perché solo pronunciare il gigante di ferro io già piango. So che molti di voi staranno guardando in maniera perplessa lo schermo, chiedendosi che cosa ci faccia questo titolo in un video sui supereroi. Credo che tutta questa storia parta proprio da qui, dal pregiudizio, da quella che tutti consideravano un'arma di distruzione di massa, che sceglie, attraverso un profondissimo viaggio interiore, di essere un supereroe. Tu sei chi sceglie e cerca di essere. Il gigante di ferro, incompreso capolavoro che fu un flop al botteghino, nasce da un nerd che voleva parlare ai nerd. Il protagonista della storia, infatti, è Hogarth, un bambino appassionato di fumetti che infonde nel gigante la speranza del cambiamento, iniziando a guardarlo con gli occhi dell'ammirazione, del rispetto e della meraviglia. Ed è negli occhi di Hogarth che vivono quelli del regista, Brad Bird, un sognatore che come tanti altri si sentiva stritolato da un nome impegnativo come Disney e che trovò la sua dimensione nella Warner Bros., regalandoci questa pellicola dall'incredibile accuratezza storica, dal comparto visivo tanto spettacolare quanto familiare e dalla grande sensibilità, madre di un Iron Man che non ha espressioni, parla malapena, ma comunica molto di più di tanti chiassosi personaggi. Ed è proprio percorrendo la sua strada mano nella mano a Hogarth che il gigante di ferro si accorgerà che se da grandi poteri derivano grandi responsabilità, niente e nessuno potrà impedirgli, nonostante le sue origini, di diventare il supereroe del suo amico, rendendolo così al pari del suo idolo, Superman. Ed è qui che chiudo il cerchio, perché se nel 1999 Brad Bird ci regalò il gigante di ferro, 5 anni dopo tornò a Disney dirigendo proprio gli Incredibili, i casi della vita.
Si conclude così il sesto appuntamento con Lavaland, un viaggio nel potere dell'animazione. E questi erano i 5 film d'animazione sui supereroi che non hanno davvero nulla da invidiare ai live action. Perché non ho citato Super Pets, uscito da poco nelle sale? Ne abbiamo fatto un video a parte, andate a recuperarlo. Come sempre attendo di sapere la vostra nei commenti. Grazie per essere stati con me anche oggi, ci vediamo il prossimo martedì, sempre qui sugli schermi di Screen World.